Ciao Francesco Bruno, come stai? Stai bene? Io sto bene. Bene, è una giornata bellissima, guarda. È una bella proprio giornata di sole. È favolosa, guardate qua un pochino. C'è un'acqua veramente cristallina. Ecco, ti incontro questa mattina sul pontile. E tra una chiacchiera e l'altra scopro un qualcosa che io non sapevo, perché giustamente tu eri piccolino, ma io anch'io ero piccolino. Quindi mi dicevi che tu hai lavorato per un certo periodo nella cartoleria genovese, è vero? Sì, io all'età adesso non mi ricordo bene, ma fra i 14 e i 15 anni. Sì. Io andavo a prendere il giornale tutte le mattine alla stazione ferroviaria, di sì. cui c'era Spizzica, sì. che aveva i giornali e praticamente il treno li portava e li lasciava lì da Spizzica. Io tutte le mattine con una bicicletta, che sì. me l'ha passato Don Carmelo Genovese, andavo lì alla stazione a prendere questi giornali. Sì. Quando poi faceva, metteva pure dietro il bancone e qua vendeva caramelli, sì. dei profumi. Sì. Io non è che ero tanto bravo, perché l'età che avevo era talmente sì. piccola, che sì. mi arrangiavo di quello che facevo, sì. no? Sì. E Don Carmelo aveva un figlio, Salvatore, Salvatore un bravo sì. ragazzo che certo. allora lui studiava, io non sì. so, poi se si è diplomato, sì, sì, sì. laureato, è stato sempre non lo so. Un ragazzo. E poi da tanto tempo non l'ho visto sì. più, aveva sì. una moglie pure. Sì. E quando poi sto Don Carmelo. Sì. Pomeriggio verso le 4 alle 5, siccome erano i cognati del Caffè dei Rosi, la, sì, esatto, la sì. signora, era sì. sorella della moglie di sì, Genovese. La signora no? Giulia. Li mandava in questo bar sì, perché... per prendere una bottiglina di caffè. Ah, che sì? loro, non lo so, uno magari andava per un caffè sì. e la macchinetta ne faceva due. Due allora... Uno lo mettevano da parte per fare, ah, sì. per fare anche il gelato, magari lo mettevano sì, certo. su gelato sì. il caffè. Sì, fare... certo, come no, Tommasino, c'era Tommasino all'epoca. Da parte dell'altro glielo dava. Allora, Don Carmelo, ogni pomeriggio... Sì. Gli mandava da sua cognata a prendere sto caffè sì. e glielo portava. Sì. Io veramente da casa andavo pure a piedi, però sì. avevo una bicicletta che lui la usava per sì. quando io andavo alla stazione sì, e per... me la portavo pure a casa. Poi. Sì. E ho fatto circa 7-8 anni, 10 anni. 7-8 anni. Quindi facciamo due conticini, Francesco. 15 anni avevi, cioè. Circa quindi negli anni 60 sarà stato questo, o no? Dal 47, mentre... 57, 61, 62, 62. Quindi se sei rimasto 6-7 anni, io no, non mi ricordo, io purtroppo, nonostante che ci siamo cresciuti però di io fronte, mi ricordo a te e tuo padre, perché sì. avevate quella... sì. Ma c'era anche, non so se te la ricordi, Michele. C'era, no Michele, nella cartoleria all'epoca sì. c'era una ragazza, si chiamava Sofia. No, forse è venuto, era dopo di è venuto me, dopo. Perché io poi me ne sono andato sì, 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 di là, poi ho lavorato col comandatore Bruno. Sì, a dopo il frittrante. Le sportine, i fiscoli, esatto, i fiscoli. Era la salita che a fianco... quel negozio di detersivi là. Sì, 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 che sì, c'era sì. quella discesa. Ma poi era anche nel dove c'è l'attuale piazza dell'incontro, aveva lo stabilimento. Sì, dove c'era poi fu lui costruito il Banco di Napoli. Il deposito dell'Uliva là, dove c'era sì. la famosa Banco di Napoli. Il Banco di Napoli, sì. Poi certo. l'hanno distrutto sì, e lui certo, aveva bravo. Il comandatore Bruno un deposito sì. che metteva l'Uliva là. Sì, sì. Però sì, scendendo sì. giù a fianco sì. Dove c'è. Quello che dipende di sì, 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 in via Trento, giù, c'era un altro deposito. Esatto. Lui aveva sti fiscoli, si facevano sì. a mano, sì, sì, oppure sì. si facevano pure con le macchine. Sì, sì, avevano sì. dei macchinari particolari esatto. all'epoca. Sì. Si cucivano, questo sì. era una specie di cocco, era cocco. Fibrato. Sì, era cocco. Sì, cocco. Si pressava sì, sì, e allora poi con la macchina le certo. ricuciva. E ancora esistono, sai? Ancora esistono, per alcuni non versi, lo so che sì. c'è qua. Sì, sì, c'è ancora. Don Giacomo. Don Giacomo, sì, Giacomo. Lavorava pure con me.
Parli di Giacomo Gullace. Sì, Giacomo. Ma lui ancora c'è là quella... Sì, ancora lui, il figlio, lavora un po' in questo figlio, ambito. Sì, sì. Io con lui mi sono incontrato un paio di settimane fa, però non so se lavora. Ma lui si è comprato da cosa da Arinella? Sì, no, adesso non ti so dire. Comunque un attimino, al di là di non devagare, il ricordo più bello è quello di Don Carmelo Genovese. Insomma, che, ma era una dire... persona. Era nato per quel lavoro. Era per quel lavoro. E poi effetti, giocavano pure all'otto. Oh, come no. All'otto, Ma era un emporio all'epoca. Sì, era un emporio. E tu te lo ricordi, quella, sul bancone aveva quella vetrinetta con tutte le caramelline, le pulizie, chewing gum. Aveva tutto quello che, no, che profumi, ognuno voleva. Giocattoli, giornali. Giornali. Guarda. Era talmente, diciamo, emporio che si parlava di tante cose. Sì, quelli erano i negozi. Il profumo che lui ha. La Calabresella era. La Calabresella. poi mi hai ricordato la Calabresella. Sì. E lui mi mandava, prendeva il pullman. E non mi ricordo il paese dove... San Giorgio Morgeto, la famiglia tedesca la faceva. Mi mandava lì col pullman, che prendevo il pullman a Gioia e andavo a San Giorgio Morgeto a comprarci questo Calabresella. La Calabresella, gliela portava. Ma ogni tanto, ogni 15-20 giorni, perché allora si vendeva questa Calabresella. Era un profumo che tutte la volevano. Sì, è vero, Francesco. E lui mi mandava a me, questo ragazzino, col pullman, per andare lì a prenderla, a comprarla, a ritirarla. Sì, andate a ritorno, poi questo pullman passava. E io passavo quasi una giornata lì, partivo la mattina per ritornare pomeriggio. Vedi tu, insomma. Ma va bene, certo, stiamo raccontando un lavoro che io facevo da ragazzino. Certo, lo facevi con noi. Poi finito lì, dopo tanti anni, ho lavorato pure dal comandatore Bruno per fare Me lo dicesti, me l'hai detto. Poi mi sono fatta ancora più grande, 17 anni, ho cominciato a imbarcare. Certo, quindi la tua vita lavorativa l'hai allora, fatto sulle barche. Poi ho fatto una vita marittima. Bene. Bene, vedi Francesco, da un incontro così, quasi, senza nessun appuntamento, è uscito questo ricordo, è nato questo ricordo. Ma sono, guarda, vecchi ricordi, ma bellissimi. Ma certo, perché allora avevo, diciamo, tanti buoni amici, compagni. Certo, come no. Anche un datore di lavoro. Ma come no. Quei pochi soldi che lui, noi eravamo una famiglia di contenti pescatori. Contenti, e quindi... eravamo sei figli e due, marito e moglie, c'erano otto. Di allora, questi anni qua erano molto tristi. Erano periodi veramente di grande, è vero? Bene, Francesco, mi ha fatto piacere. Grazie tanto. Come ti chiami? Io, Francesco. Francesco, come te tu? Mi chiamo? Sì, Francesco, pure io. E quindi abbiamo ricordato questo momento e sono certo che nel farlo vedere a Salvatore Genovese sarà anche contento di aver ricordato questo momento. Ciao Francesco, buona grazie salute, alla prossima volta. Intervista. Grazie a te per il ricordo. Grazie. Ciao. Okay, ciao.